Ciao a tutti ragazzi da Mario Inter, buon pomeriggio a tutti! Ragazzi, io sinceramente non ho le palle piene. No, sinceramente ho proprio le palle piene. Prima di parlare del discorso romani, romanisti, youtubers romanisti, telefoni scaricando, volevo ricordare a tutti quanti, il link in descrizione, Calcio Shop Top, vai a acquistare la maglia della tua squadra del cuore, ci sono tutti i tipi di pagamento. Le maglie fatte veramente bene, le maglie si possono anche personalizzare, c'è pure la maglia da Roma, da Lazio, dell'Inter, del Milan, tutti i tipi di maglie, ci sono tutti i tipi di pagamento, l'ho già detto, quindi ragazzi vi ricordo, Calcio Shop Top, link in descrizione. Mario Inter, ma perché lo zingaro di Mario Inter, tutti i romani e romanisti? Che io sinceramente non sono mai un continuo parlare dalla Roma, anzi sinceramente manco li cago. Però Mario Inter, perché non parli del rigore del Zaniolo? Che te spagni? Che sei un piagnone? Che voi interisti siete degli sfigati? Che voi interisti? Che Mario Inter è un deficiente? Uno gli ha scritto, come mai sotto la live a quello lì palato? Come mai? Perché fa i cori? Che si mette in macchina a fare i cori? Va bene. Ora vi faccio vedere chi è Mario Inter. Prima di parlare di Mario Inter, sciacquatevi la bocca. Una cosa. Il primo gol dell'Inter, per me è il rigore della Roma, da sportivo. Purtroppo lo devo dire. Per me c'è un calcio di rigore per la Roma e poi abbiamo fatto gol. Quello che è giusto è giusto. Uno. Mario Inter, sei un deficiente. Mario Inter. Mario Inter, ma ti faccio sentire questo. Esce fuori 4-1 all'andata. Sì che la Roma si è fatto due gol da sole lì, però guarda, in vita mia, per Di Francesco che io non lo sopporto, però complimenti. Non lo so perché al terzo gol sono saltato da solo, non lo so perché. Mi ha fatto molto piacere, sì. Complimenti a questa Roma, veramente si è visto. In questo momento meriti tutta la mia stima, però per me questa sera è come se già la Champions League l'avessi vinta. Complimenti a voi, onore alla Roma, ragazzi. Roma, sei magica. Quelle poche volte che ho parlato di voi, ho fatto pure i complimenti. Quelle poche volte che ho parlato di voi, ho fatto pure i complimenti. Mentre voi invece siete un cazzo di continuo a parlare noi, di parlare di noi, youtubers interisti, che l'Inter è una merda, che l'Inter così e che l'Inter è colì. Avete scassato il cazzo. Noi a voi, non, proprio, non, manco vi caghiamo, veramente manco vi caghiamo. Quelle poche volte, perché sportivamente parlando avete fatto delle belle partite, complimenti. Voi invece siete un conto, voi avete la fissazione di noi interisti. Uno. Però questo qui purtroppo ci sono youtubers un po' come quello lì, ci sono youtubers un po' più intelligenti come il Tattico, che reputo uno youtuber sinceramente, quell'altro lì, che a quell'altro gli ho scritto pure sotto il suo canale, per favore non parlare di me, ma chi te caga, ma chi te scrive, ma chi te fa, però sempre Mario Inter è così, Mario Inter, e che cazzo in quella live Mario Inter è indeficiente. Fatti i cazzi tuoi, però non voglio parlare di te sinceramente, anche se mi fai un video con... No, non ho tempo da perdere con te, ciao, amen. Ma puoi pure dire, ma chi te caga, ma chi... intanto il mio nome è lì, punto. Quindi, hai perso, ciao, alla casa, via. Mentre il Tattico invece, che reputo uno youtuber intelligente, che ieri ha fatto un video molto educato, ha parlato di Mario Inter, che ha detto, Mario Inter ha parlato di complotto. Non ho parlato di nessun complotto. Trovami il minutaggio. Ho detto il calcio italiano è una merda. Perché non sanno prendere provvedimenti? Chiaramente non ci hanno capito niente. Un'altra cosa. L'arbitro ha fischiato in malafede. Giusto. Quell'arbitro ha fischiato in malafede. No, che ho parlato di complotto. Malafede, l'arbitro in malafede è una cosa. Il complotto significa quando tu mi fai perdere la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, tutte le partite. Allora dico, cazzo, questo qui è un campionato falsato. Invece io ho detto, la partita è falsata.
Quindi, caro tattico, mi hai fatto insultare da tutti quanti lì. Ora fai un video dove, insomma, se te la senti, fai un video dove dici: forse mi sarò sbagliato io. Poi ho detto un'altra: ma come mai Mario Inter poi ha parlato della Roma? Perché i romanisti mi hanno parlato del rigore di Zaniolo, dove non riuscivano a capire. Io gli ho detto a tutti quanti, gli scrivevo: guarda che io ho parlato del rigore di Zaniolo, ma ti posso capire il fallo su Asamoah contro il Sassuolo nettissimo, e va bene. Ma ti posso capire sul fallo di Zaniolo, e va bene. Posso capire tanti falli, il gol dato al Parma in fuorigioco, e va bene. Il rigore di Suso su Kolarov, e va bene. Sono falli. Però, ragazzi, è impossibile che l'arbitro ha visto il braccio sul petto, raga. Qui, ma non prendiamoci in giro, raga. Non prendiamoci in giro, il calcio italiano è una merda, gli hanno dato solo 3 turni, lo dovevano radiare. Quindi, per favore, tattico, la prossima volta che parli di me, sentile bene le parole, perché io non ho parlato di complotto, hai fatto un video insensato. Ma soprattutto cercate di parlare della Roma, non che parlate ogni 3-4 video. Ci sono sempre youtuber interisti per di mezzo e parlate sempre dell'Inter male, male, ma sempre male. È l'Inter, è l'Inter, è l'Inter, sono dei sfigati, sono così, sono così, basta. Basta. Cioè, raga, ma veramente che gli interisti sono tristi, che gli interisti, ma che cazzo avete mai vinto voi? Ma ditemi una cosa, ma voi che cazzo avete mai vinto? Eppure quelle poche volte vi ho fatto i complimenti. Anzi, mi dovete chiedere scusa. Perché? Perché la Roma è una bellissima piazza, però purtroppo non è quel grandissimo club da dire. Eppure ora sta facendo meglio delle altre in Champions League, quindi complimenti. Però non mi venite a parlare di trofei, che cazzo avete mai vinto? Questo. Il vero romanista intelligente questa cosa lo capisce e dice: oh, vabbè, forse ci siamo sbagliati. Scusa Mario, mica vi ho dato le prove, parlo sempre bene di voi, ma la state facendo odiare sta Roma. È Fabio Bergomi, è Luca Stocazzo, è Mario una merda, è Mario uno zingaro, e gli interisti sono sfigati, gli interisti. Cazzo, ma parlate della vostra Roma. Tattico, ti rispetto come youtubers, però hai fatto un video insensato. È inutile che mi sei venuto a parlare. Perché Mario ha parlato della Roma, dei romanisti? Perché ci sono tutti i tifosi della Roma, tutti del web, tutti i tifosi della Roma che mi sono venuti a rompermi le palle. E io ho risposto a loro. Ma non ho parlato male dei romani. Punto. Un saluto a tutti da Mario Inter. Ricordatevi una cosa, quando parlate di Mario Inter, sciacquatevi la bocca prima che. Se non conoscete le persone, sciacquatevi la bocca. Che io contro la Roma non ho mai avuto niente. E mai avrò niente contro di voi. Anzi, vi auguro di passare pure il turno in Champions League. Buona giornata a tutti. Ave Cesare.